Ta, 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 ta Who's that? You know we finally here, to right? To it's Friday, then. It's Saturday, Sunday. It's again. It's again. It's again. It's live. It's live. It's live. It's live. Friday, then, Saturday, Sunday, what? Oh, oh, oh ragazzi, quante novità in questo venerdì! Partiamo subito a molla carichissimi perché Easy Friday questa volta non è easy per, per niente. Non devo dire parolacce, ma hanno detto per cui non è easy per niente. Davide Carfi. Federico Rana e non è easy eh Perché no. è tornata una persona eh no, no, aspetta, che non è per niente aspetta, easy No, aspetta, devo già dirlo così cioè, Non possiamo fare una frase senza metterci dentro quella parola subito Andiamo con calma, facciamo un po' il preambolo noi due che siamo qua Come stai Davide? Io sto bene alla grande eh, Bellissimo tempo oggi devo dire È stata un una bellissima giornata E sono <ride> carico di vitamina D, carico di parole Aspetta, vitamina D qual è? Il sole, la luce Ah, ah ok, veramente? Sì, sì, sì io controllerei poi per sicurezza che qua non mi fido molto redazione, comunque controlliamo. Eh, io sono Federico Rana, se ci stai ascoltando su Spotify, ti dico che siamo in diretta in questo momento però tu su Spotify sei già troppo tardi, per cui eh, avvantaggiati per venerdì prossimo. Siamo in diretta a Twitch, per cui vai a cercare Il Pertini Radio su Twitch, seguici, iscriviti perché Easy Friday potresti vederlo, potresti essere tu, potremmo dire. Così. E con un Oculus potresti viverlo nel metaverso. O, con, o con un Orclux potresti viverlo in Harry Potter. È vero, cioè diciamo che <ride> ci sono var varie strade. Eh, oppure, dentro un armadio, come quelli che abbiamo, che la gente vede dietro di te, è un'arnia. È vero, ragazzi. Vivono in arma. Tra l'altro, sapello, magari mi tagliavo i capelli prima di fare questa diretta. Ma soprattutto a te, invece, tu che mi stai guardando in questo momento, che sei in diretta a Twitch, ti dico che puoi anche risentirti questo podcast su Spotify. Per cui vai a cercarci su Spotify, il Pertini Radio, mi raccomando. Ma questa è la prima grande novità di questa puntata. Ovvero, siamo sbarcati anche nel mondo dello streaming video. Che figata, mi direbbe da dire. La seconda novità potrebbe anche essere, tipo, la notizia da mettere, non so, in qualche. boh, nell'elenco delle cattive notizie. È tornata, non siamo più due voci maschili, tre voci maschili. È tornata a colorare i nostri pomeriggi. Quella ragazza lì. Guess who's back? Che fa prima con back again. <ride> indovina, indovina che è tornato oh, aspetta fa rima con, eh. con Felice ma la cosa bella è che si è preparato questo Questa penso che questo momento qua. Questa cosa sarà... ce l'ho in mente da tre settimane, Guarda, ragazzi. La cosa è stata negativa al Covid. È stato <ride> cavolo. Ma se adesso arrivo faccio questa cosa, poi una settimana. No, fede, il, non c'è il Green Pass. Eh, no, fede, ancora niente, Green pass. <ride> eh, no, fede, devo fare i biscotti con Michael Bublé. E così poi alla fine è andata invece... in questo modo. Questa è la dimostrazione di come la burocrazia italiana blocca i giovani che hanno voglia di fare. Però, eh. i giovani sono più forti della burocrazia. Quindi è tornata qui con noi. Oh, Alice Ciao! <ride> Ciao a tutti. Guarda, posso dirti che la presentazione così, che mm. non era neanche preparata, l'abbiamo fatta solamente perché ci volev volevamo farlo, cioè non perché sei tu il personaggio ah, che okay, torna. Bene. No, mica mi fa moltissimo piacere essere considerata da voi. Essere <ride> considerata un elemento importante di, di questo programma. Grazie mille! Sempre Dai. un piacere. È sempre Facciamo. piacere stare qua con voi, ragazzi. Facciamo ovviamente. questa cosa, ragazzi: rendiamo ad Alice ciò che è di Alice, così per rompere un po' il ghiaccio anche con gli amici su Twitch. Eh, io Alice ci, ci punzecchiamo molto. Tu che ci segui solamente qua su Twitch, vai a sentirti anche i podcast vecchi su Spotify perché Easy Friday ne ha fatti 29 con questo. Per cui qualcosa ti sei perso nel frattempo. Alice, devo dirti, non so se era il 31 o il primo. Mi manda un messaggio vocale mi fa proprio la, la, la ragazza, 17, no, 16enne. No, quanti anni hai? 17, 17enne. 17 Cioè, già, già si era dimenticato. Già, <ride> io non ho parole. Io, veramente, oh, oh ci sono. Cioè, io Dopo i non... 24, tutto in discesa. Però no, no. Mi, ricordo, mi ricordo che è il 2 luglio, no? Il 2... No, esatto, perché sono lui. cancro. Vabbè, poteva anche essere il 4 luglio <ride> e essere cancro comunque, sì, per però. cui... Eh, però cambia l'ascendente, ragazzi eh, C è e stata la luna. una puntata apposta eh, dove abbiamo parlato che potete riascoltare chiaramente su Spotify guarda io, io guarda potrei anche prendere, prendere e andarmene no, perché ormai siete, no. siete così forti che crescete camminate anche con le vostre gambe posso dirvi però in realtà stavo dicendo che Alice ha mandato questo messaggio non mi ricordo se era fine dell'anno inizio dell'anno guarda che comunque cioè, nel mio anno è stato un anno bellissimo però anche il d Friday <ride> no, no, è, no, stata, è stata qualcosa che mi è rimasto così impresso le tasche piene di sassi <ride> Eh? Non è vero, no, ho fatto una, un, un audio di ringraziamento. Che cioè, già... che fai? Te ne privi? Già... Manco avessi vinto l'Oscar, io ho deciso di ringraziare. Tutte le persone che sono state a fianco a me mi hanno supportato. Durante mi anno mi hanno fatto crescere in questo mio percorso artistico. Quindi ringrazio, faccio nomi e cognomi tutte le persone, ma soprattutto Federico Rana. No, sì, soprattutto. No, anzi, guarda, posso dire che mi sono rimasto un po' male perché poi mi fa durante l'audio che, tra l'altro, 40 secondi in cui si vedeva palesemente che era. Emozionata e quasi un po' fuori, piangendo Fuori cioè, luogo perché Veramente stai piangendo Sono, quei, sono quegli certo. audio che fai Ma sai quegli audio sentiti Talmente tanto che E cavolo sì Cioè mi stavo commovendo Che in realtà non arrivi al dunque È lo no, speech sì. è proprio, Sai quei speech Quelli sì. su TikTok Con le canzoni sottofondo Era lì si sentiva che voleva dire qualcosa Che c'era dentro eh, l'enfasi Ma non riusciva a mettere insieme Una frase di senso compiuto Ma non è Però <ride> ne, ne è detto, ha detto una cosa che Senza offesa ci sono rimasto male fa L'ho detto anche a Carfi Io pensavo <ride> Nooo c'è eh, oh. su, su due solo se, la non seconda... Non c'è un preferito tra voi due, lo sapete? Eh, ho capito, però il stesso, eh. cioè, se, se fai prima da uno e poi dall'altro... Fede, siamo genitore due tutti e due. <ride> eh No, no, tu sei genitore uno, quanto pare. Tra l'altro salutiamo eh, Giorgia Meloni, impegnata in questo momento nelle elezioni del presidente... Ma ne parleremo, ma ne della... parleremo. ...della Repubblica, uhuh. Repubblica italiana. Mi fai un così un nome che tu vorresti come presidente? Allora, vuoi che ti faccio un nome da un elettore responsabile a... O da un elettore irresponsabile? Dimmi te. Momento, il primo momento di vuoto di Easy Friday su Twitch è arrivato in questo momento. Attenzione. Perché adesso vedete anche le espressioni facciali e state pensando... Ma che cavolo ha detto Davide? Tra allora, l'altro sai che sono curiosissimo poi di rivedermi perché io già mi, mi riascoltavo il podcast per la voce. Figurati adesso che vado pure in diretta video quanto mi riguarderò. Per cui ragazzi potrebbe anche arrivare su altre piattaforme il Pertini Radio. Per cui state lì, monitorate. Nel dubbio seguiteci ovviamente su Instagram il Pertini Radio perché... Adesso Davide Carfi ci darà in diretta il suo nome per il Presidente della Repubblica, per il PDR Allora, io fossi diciamo, una persona abile eh, al voto, voterei mm. Giorgio Moroder C'è Fede che sta ridendo, no? Ma non è, non è un politico, ragazzi. Eh, no, intuivo perché cioè. ha fatto la storia, la storia della musica elettronica italiana. E non sono una persona no. Eh, grande, sì, no? Ma no. Però, seriamente, non voterei lui. Ah, ok, e eh dai, eh dai. Però, mi mi cioè, quelli, mi non, ci capisco, quelli... non ci capisco un cazzo di politica, voterei Mattarella perché già piace. Mi, mi, sembra, mi Sembri fiducia. come quelli che dicono, ma io voterei Francesco Totti, che comunque eh. con la nazionale ci ha regalato un titolo mondiale. Io, no, io voterei Mancini, però secondo me Ballotelli non è la soluzione giusta. A caso. Sì. Presidente <ride> della Repubblica. No, vabbè seriamente non, non avrei competenze, quindi dovessi trovarmi lì per caso nella vita. Non si sa mai cosa può succedere. Magari... Beh, beh, beh raga. Magari comincio a fare scienze politiche e mi ritrovo a fare politico. Beh, voterei raga. Mattarella. Cavolo, Carfi al Parlamento, raga, ve lo immaginate? Fra sì e no? Sì. Sto già tremando. <ride> Ci metteresti la firma, questo era un segno. Lo vota, lo vota ragazzi c'è anche ovviamente il nostro Fabio Graziosi tecnico tutto fare faceva lui lavorava per Twitch quando ancora noi non eravamo neanche su Twitch ragazzi per cui pensate un po' come siamo avanti qui però Davide Carfi potrebbe essere veramente una, una bella cosa il Parlamento io vedo? vorrei cominciare dal, dal consiglio comunale di Sesto, di Sesto San Giovanni politiche giovanili Voglio partire dal basso, insomma. Vabbè, ah cioè, Ringraziamo, salutiamo anche gli amici di sesso che ci stanno ascoltando in questo momento. Però, scusami, mi stai eh, trasmettendo in questo momento dal eh, secondo piano del Pertini, la biblioteca di comunale di Cinisello Basso, anzi, il centro culturale. Allora, se posso interrompere questo fantastico discorso, c'è qualcuno che però supporta l'idea di Carfi? Sulla nostra chat di Twitch eh, la Madonna. Eh, già, è voi eh, eh, che è la Madonna <ride> che è maschio Twitch che dice che Giorgio Moroder era il nome giusto. E qualcuno addirittura voterebbe per Fabio Graziosi, Allora ragazzi, io non saprei come, che cosa condividere. Come si Accordo, scusami, scusami come si chiama questo personaggio? Allora, maschio Twitch è il supporter di Carfi. Quindi è un maschio Ma Twitch, maschio Twitch maschio Twitch, oh, oh, Twitch. Fai ci Te salutiamo. Galoshi per oh. voterebbe per Fabio Graziosi, quindi si sta prendendo un po' una faida come no, com chiacchierare secondo? secondo Galaosci. Galoschi. per. Galoschi. Non conosci Galoschi, per. Gal Ma è un compositore musicale dell'ottocento di tipo. Chopin, Ma... Chopin. È Francesco di Game Over. Ah! <ride> Ho trovato Ma ah, dillo che sei tu! <ride> allora, ragazzi, io nel frattempo io penso, sto. Io pensavo fosse Zano. Cioè, ero già casato. Se su Twitch, no? Cioè, mica Pizzaffichi. Io, intanto, nel frattempo, ragazzi, per chi sta anche guardando me. in video, sto eh, abbassando le cuffie perché c'è volume altissimo. E in quel momento in cui stavo abbassando, Carfi ha tirato un urlo. <ride> che mi ha fatto capire che non stavo abbassando in maniera corretta, cioè stavo alzando il volume. Quindi salutiamo anche Francesco di quel programma lì che non faremo, perché noi non siamo quelli che fanno pubblicità anche agli altri programmi. Per cui no, sto scherzando. Eh, saluto a Fradi Game Over che troverete lunedì anche loro in diretta su Twitch dalle 18:00. Alle 19, però, 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 Sanice non mi ricordo neanche più. Sta dicendo che Fabio Graziosi, secondo me, io ce lo vedo, ma lo sappiamo, <ride> ma lo sanno tutti i fedeli ascoltatori di Easy Friday. Ma i generali del Pertini Radio che Fabio Graziosi è un'istituzione di tranquillità. È quello che serve ora al governo, secondo me, al popolo. Guarda, tu non c'eri. Tu non c'eri, in realtà, non c'eravate neanche voi perché. Oh, adesso ormai. Ogni volta faccio questo ormai, dito, è? ormai è la terza dimensione. sto indicando quante volte l'ho fatto in, in dieci minuti. Ma voi non c'eravate quando abbiamo fatto la puntata Speed Date senza Davide Carfi. Per cui abbiamo fatto una sorta di Totonomi per il sostituto di Davide Carfi, un po' come adesso si fa per il sostituto di Mattarella di Vlaovic fatto... a caso. Così, così, Scusate. così. Abbiamo fatto anche il Totonomi per il tuo sostituto. Lui c'era tra questi sostituti, ha fatto un punteggio infimo alla puntata Speed Date, ma andatela a, recu a recuperare eh, su Pazzesco. Spotify. E la buona Alice, che in realtà non mancava in quel momento al mio fianco, eh quando, no, ancora, quando ancora era, era negativa senza diventare positiva, aveva detto come per lui l'aggettivo sicuro. Sì, ma Fabio, sì, ti in fondo è sicurezza. Cioè, adesso io ce l'ho di fianco che mi sta <ride> monitorando, ma proprio... <ride> Sei nel chill. No, ma... Fabio potrebbe farsi un ritiro spirituale Fabio è un joint di... cioè, cioè, Un joint umano Ma infatti cioè, proprio... tipo, Non so, secondo me ha qualche origine indiana <ride> cioè, no, cioè, ma Medita io... cioè. Ma tra l'altro io stavo pensando, stavo pensando Non ti stavo ascoltando Poi sono tornato sulla terra e hai detto joint umano <ride> no, cioè, 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 Immagina di prendere Fabio dai piedi E fumartelo a caso Così, mio, qua è già, è già caduta, è già crollata la diretta, nel senso che proprio Twitch ci ha bannato. In questo momento eh, dal si può dire mi dissocio su Twitch. Ma tu, ma, ma ti dissocio, da solo ti dissoci da quello sì, che hai detto. Sì. Ti puoi dissociare. E poi non okay. ti parla nessuno. Ci dissociamo comunque da quello che ha detto eh, Davide, ma vi assicuriamo che la puntata non era su Fabio in questo momento, anche perché c'è già stata la puntata su Fabio Graziosi. Per cui metterci la voce, anche questo è un altro episodio, facciamo marchettate su marchettate oggi. Non, non diciamo niente in realtà in questa puntata. Facciamo solo una puntata marchetta di tutto il resto. Secondo me Fabio Graziosi è il San Giovanni. Ancora di Cisal Basso, ma non sai perché? San Giovanni è ovunque quasi. <ride> ah, ma San, San Giovanni non, non è un santo, non non, San Giovanni No, San non Giovanni. è un santo San non Giovanni, santo. Fede. Cioè. Dai. Allora, allora, non so se sono io che cioè, ho il Non mi urlare nelle cuffie, ti no. prego, perché mi stai. <ride> mi stai no, appunto, è tornata. Federico uscirà, uscirà con un Amplifon. Guarda, un mal di testa <ride> massacrante oggi, ragazzi. Ma in che senso è San Giovanni? Perché i capelli sono un po' diversi. No, lui è un po' diverso. È più simile a Capoplaza, lo sappiamo tutti. Okay. Però è, è ovunque, cioè è, è in hype a Cinizello. Cioè, come San Giovanni sui Magazine, che è sempre ovunque. Ah, dice cioè, San Giovanni in Italia, Fabio su Cinisello. Sì. Vabbè, cioè, comunque, Fabio. <ride> bisogna pure partire da qualche parte. Qua addirittura propongono delle alternative e dicono: Sesto San, San Giovanni. Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni. Sempre maschio Twitch. Beh, sì, è quello è un meme che ho visto su Instagram. Che, tipo previsioni di Sanremo C'è cioè il cartello Sesto ah, San beh, Ah ok ho capito. Io ho capito raga Sono un po' malato Avevo capito Sesto San Giovanni Cioè Sesso Anch'io San Giovanni Ah ok Però eh, Sesto San Giovanni eh, Ma senti che in realtà è solo Ah sono tua, io? È colpa mia? Hai fatto, Ci vuoi mandare mm. qualche messaggio Vabbè, così sì. Però lasciamolo lì Lasciamolo lì Parliamo veramente però Del Presidente della Repubblica Del Presidente della Repubblica Di quello che sta succedendo Perché Nel momento in cui stiamo registrando È in corso il Sesto Scrutinio Ora, senza fare le maratone mentane, le maratone rane, le maratone carfi. Però la cosa che va detta è che arrivare al sesso scrutinio non sarebbe così tragica come cosa, non sarebbe così impensabile. Come cosa, perché nel passato ci ne sono voluti tantissimi. 28, anche per tipo, leggere, ho detto. Mh, addirittura. Sì, sì, sì. 28 scrutini per quanto c'hai? Un mese ci hanno messo. Lo so, le, poi magari l'ho sbagliato a leggere io. Eh, però era veramente nel 1976 dice pure ragazzi mi piace che Carfi so, quando ha il dubbio u... di non sapere va, dice pure l'anno dice proprio così totalmente mi sa ah, che vai, vai. Uh, Will ha messo il post eh, io salutiamo. sto cercando proprio quello sto cercando e... ah, vai. Eh, Quindi, però cioè... sì se effettivamente sesto se, se non sarebbe male dai cioè alle corse campestre su otto persone eravamo sempre sesto le altre due si ritiravano Sì, ero l'ultimo non <ride> ci sta come numero. Che erano otto i partecipanti. Allora, eh, il, no, allora il, il presidente della Repubblica che ci ha messo più per di, scrutini per diventare presidente è stato nel 71, per cui ci è nato vicino anche per, per l'anno. Eh, Giovanni Leone, che ce ne ha messi 23. Per cui devo dire che deve un po' curare gli occhiali. Era secondo assurdo. Me. Ma io <ride> i numeri e i dati, cioè le date, le sbaglio. sempre ma perché ti sei in? in infatti, faccio explicato. comunicazione. Studio comunicazione proprio per questo che non ci sono tante date. Quindi mi... <ride> Ma non è vero? Vabbè, non dai. è vero. Cioè, alla fine è tutto relativo. Intorno all'800. va bene, dai 18. Va bene. <ride> va bene, va bene. Comunque, in questo caso la cosa che a me preoccupa, sinceramente, è che. E senza parlare in politichese, anche perché non ne so più di tanto, sincero. È che siamo arrivati a questo punto senza avere una mezza idea. Perché prima che venissi qua, io stavo seguendo con il buon chicco mentana il quinto scrutinio in cui era stato buttato lì il nome della Casellati, che attualmente è presidente del Senato. Ricordiamolo, il presidente del Senato viene eletto con un nuovo governo, quindi cadrà, cioè nel senso cadrà, se ne andrà quando verrà. Eh, quando ci saranno le elezioni nel 2023. Per cui la sua durata in quel ruolo. È abbastanza limitato Se non vado errato Comunque per cui eh, È giusto il tempo per, per starsene lì Qual è il punto? Il punto è che Se li sono giocato Come nome eh, buono con Se lo sono intendo La destra Se l'hai giocato Soprattutto Salvini Se l'hai giocato come nome Da buttare lì Il fatto che La Casellati ha preso 380 voti Che tradotto vuol dire Che sono meno dei voti di tutto il centrodestra e questa cosa qua ha fatto capire che Salvini non ci ha capito un H di quello che è successo. Non che gli altri ci abbiano capito di più in tutto questo, ma fa capire che in questo momento particolarmente delicato siamo in mano a una barca di eh, inadeguati. Potremmo dire perché comunque c'è qualcosa che non torna. Si sapeva da, un, da sette anni. Che oggi saremmo dovuti arrivare a un nome con un presidente. Non è che dici di pensarci quando Mattarella è stato eletto, ma magari pensarci, non so, una settimana fa. Sì. Ti dici dopo Capodanno: Oh, raga, l'epifania, pranzo, tutti insieme, ci pensiamo. Oh, offro io, no, roba così. Nugaz. facciamo un doodle sondaggio online Ti tv il link mi dici un po' la tua preferenza poi capiamo e chi sei Lorenzo Lorenzo Digio chi è che sei Scusa, Luca Gironi a <ride> che, salutiamo, che, salutiamo, che salutiamo che sta lavorando in smart working è tornato ieri da, dalla sua dimora non, non milanese e, e, ed è qui con noi Asma, che sembra, <ride> è, qui, è qui con noi sembra tipo quelli di Maria De Filippi i postini che dicono c'è posta per te sì cara, cara Maria Alice ha accettato l'invito E' è, qui, è con qui con noi, noi. prego Co <ride> com'è la musica poi no la faccia è cos'è sembra una canzone di Joy Balvi, ma no guardo lì guardo lì e guardo lì messi lo capiscono però vi sono mancata un pochino no ho capito quella musica che facevi no 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 un altro ha un altro flow No, no, ho no, capito qual è il tipo... Che... <ride> <jeans>. <ride> eh, so, allora, alla, facciamo in così, modo. intanto allora, tu oh, dai... Sì. È il momento in cui io mi metto a cercare le cose, tu... Eh, cosa, io, devo cosa che roba. Vai. Eh, devo parlare a ruota, che c'è da dire? Il governo, il governo è ladro, punto. No, a parte gli scherzi, devo dire che io non ci capisco veramente niente di politica e un po' me ne vergogno. Quindi eh, eh, leggo sempre Open, sono un grande fedele di Mentana. Eh, anche perché è l'unico sito di informazioni dove non mi chiede di fare un abbonamento però al di là di ciò eh, non ci capisco nulla oggi ho visto che questa Casellari ha avuto un sacco di voti e pensavo nel mia, nella mia ignoranza politica che fosse diciamo vicina alla vittoria invece cosa succede adesso non ho capito se devono fare un altro scrutinio oppure è in corso ancora la stessa scrutinio non, non ho capito cioè non, non ne ho idea allora tu non mi ascolti quando parlo scusami. ti ho ascoltato Hai detto che la, che la casellati è, è stata il nome giocato nel quinto scrutinio Mentre adesso fanno il sesto Perché la Casellati è stata flopp Ha floppato clamorosamente Non è che ha floppato lei Ha floppato la strategia Diciamo del centro Del centro CDX Esatto Del centro destra E la madonna Quanto è lunga sta cosa Ma cos'è Io infatti Cioè io Capisco che la politica Sia importante Ma c'è un botto di hype Dietro sta roba Che è importantissima Per carità Però Non si capisce nulla Cioè se uno non conosce la politica E dovrebbe Almeno conoscerla Faccio mia colpa non si capisce nulla di quello che succede E quindi all'apparenza Sembra che stiano perdendo tempo Quando in realtà magari questa cosa Di eleggere il Presidente della Repubblica È veramente difficile e complicata Beh in realtà No vai dimmi dimmi No niente No no no, tu, no Adesso tu stai per dire qualcosa Tu stai so, per la dire domanda. Tu Alice io Da Carfi, minorenne no. Quindi non ancora abile cioè, al voto Cosa ne pensi? tu capisci che io ormai Cioè io so per fare Cioè tutta questa puntata era, era poi Introdotta sul tema Ma Alice Tu che sei minorenne Ma come la vivono eh, I giovani della tua età questa cosa E tu me l'hai bruciata Perché ormai siamo proprio in simbiosi Ma domanda ma Dal 3 luglio 2022 Quindi dal mio primo giorno 18 diciottenne Noi useremo Ancora questo Escamotaggio cioè Io sarò allora, ancora minorenne Per voi vuoi, io... vuoi veramente saperlo? Mm, se, I, in, realtà, mm, no. in realtà da quando poi tu compirai però Toli eh. metti una musica un po' più drammatica eh, no, adesso devo stravolgere no, so, il mio game so, il tuo game no Beh. mettiamo sì, dai mettiamo una musicata un po' vai prego <ride> <ride> in realtà quando tu compirai 18 anni sì. quindi il prossimo 2 luglio mm. solamente tra eh, 5 mesi e 4 mm. giorni volano eh no anzi sono 6 mesi e 4 <ride> giorni <ride> è un attimo, è un attimo. Eh, in realtà Sarai maggiorenne, avrai eh. nuove responsabilità, anche nuovi limiti, nuove cose da fare e nuove cose da non fare più. Ma soprattutto... soprattutto. <ride> ma soprattutto cercheremo un'altra minorenne che possa fare questo momento con noi tu sarai Beh, dai io sarò price. certo ma c'era cioè, una cosa che la palesemente mi aspettavo grazie per la, la mano d'opera gratuita ragazzi è questa l'Italia tra l'altro eh, ovviamente per voi su Twitch Alice è qua ai sensi dell'articolo 747 del, del nostro codice penale e ogni sostanza che sta assumendo in queste ore non dipende da noi la portate da casa e sta assumendo eh, da casa sua salutiamo anche la madre di Alice che ci sta ascoltando come si chiama tua madre? Laura allora Signora Laura, io sono quel Federico lì di cui parla sempre sua figlia, guardi che, che belli lineamenti, cioè, I, capelli, ma, i capelli sono lunghi perché non li ho tagliati, è stato un periodo difficile per me, però ti comunque taglia, taglia. Sono, sono, io, sono io, salve signora Laura, hai detto? Sì Salve signora Laura, ok, possiamo, <ride> possiamo riprendere? Lui, lui è Davide, è quell'altro ragazzo di cui parla sua figlia ah, sempre Federico sempre. aspetta, aspetta, scoop, c'è qualcuno che ti chiede se sei fidanzato Oh, è la madonna cioè noi siamo in diretta da 25 minuti ma infatti guarda <ride> che Federico Lana ha già fatto breccia nel guarda, cuore guarda posso, posso dire che posso dire che pensavo di di meno posso dire che pensavo, oh, pensavo un po' di ragazzi, meno cioè, eh, è successo è successo ma andiamo avanti, andiamo avanti mi... eh, eh, guarda, io non ho cioè... capito se è fidanzato o meno <ride> <ragazzi>. lascia <ride> lasciamo un po' cioè nel senso se, allora, se dicessi di sì Tutte le nostre ascoltatrici sarebbero all'ascolto per questo motivo. Se ci di no, tutte vero, quante mollerebbero lo streaming, per cui voglio che rimaniate qua per quello che siamo, non per quello che. Che potremmo essere siamo. per voi. Oltre ciò, eh, ritiro fuori una puntata vecchia di ottobre con Alessandro. Bravo, era ottobre. Sì, vabbè, era buono. Eh, Facciamo più caldo di adesso, sicuramente. Vabbè, in sostanza, vi ricordo che, tipo, lui era mega shy sul Se non dire il nome della sua ragazza. Ti ricordi? È vero, è vero? Un po' vero. come te adesso. Ma io non. Vabbè, lasciamo stare. Non dire le... di avere un ragazzo meno, chiaramente. No, vabbè, in realtà era per, per scherzarci su. Ma andiamo avanti. Però saltiamo anche Alessandro Vuta. Guarda, come è diventato un pomodoro. Guardalo. No, Beh, pomodoro. La telecamera ti fa più vabbè. rosso comunque. Oppure no? Ti... No, 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 ti diminuisce il rossore. Scusami. Proprio ti diminuisci sei... Guarda, sei imbarazzato. L'hai fatto imbarazzare. Questa è Allie Calvini ma insomma, sono qui sono più oh, rosso ma no rosso. Se sei più rosso dal vivo c'è un, un login cioè, sì. di una persona che ha chiesto se... chi è che ha chiesto a Federana se è fidanzato Alli eh, Calvini Alli underscore Calvini grazie ma, ma guarda che Federico Rana sono io non è quello lì comunque cioè, cioè diamo Federico eh. Rana Davide, il tuo Instagram così vi, vi inventiamo un appuntamento Federico Beh. Rana con tre, con tre A finali ma soprattutto per, per trovarlo <ride> vai sul nostro profilo Instagram del Pertini Radio Cerca appunto Il Pertini Radio E la trovi anche il mio E poi vabbè, Ci sentiamo Ali Ma grazie di tutto Però <ride> ragazzi Tornando A quello che stavamo dicendo Non ho trovato la musica Di eh, Del buon um, Di C'è posta per te Per cui Dovremmo accontentarci Di quella di Alice Rifà l'Ali <ride> <ride> okay. Ah, perché lei non, è, lei non è inquadrata vero perché no no io sono, no sono qua per cui eh, dovete capire che io sto ridendo anzi guardo questa questa volta sto ridendo perché Alice mentre la lascia la, la in in maniera un po' così fa questo movimento con la testa <ride> sembra sondeggio sai che mi ricordi come mm. si chiama si mi... sì, bonita si sì. no tu hai capito che mi Dammi tu così ta, quello che fa il coso verde, il coso verde lì no, il, quale, quella, la lucertola no. quella è Shakira sto è Shakira? Eh, il look di Ips Hips Don't Lie ah ok ok come si chiama si sì, Bonita si sì. Icassa Shakira Shakira non, non la conosci? ah si sì, si sì. <ride> ma ah, che lingua è? non ho capito questa cosa è tipo ita italianizzato sì, comunque sì. Io, io, se tu stai capendo per quello che intendevo io in realtà perché hai fatto un riferimento alla lucertola sì, è quella dame tu cosita. Ah, ah, c'è tutto è il video canzone, che dura 10 minuti su questo tizio, cioè, questo coso imbarazzante, volgare, dove c'è questo omino verde che letteralmente esatto. muove il bacino in un modo un po' abico e dice dame tu cosita. Ah, ah, ah. e ti fa capire un po' in cosa verte questa canzone ah, io, io mi scuso con... Uh, perché pubblico. magari qualcuno si è stato scoperto oggi dice ma cavolo questi fanno sempre queste puntate no in realtà c'è molta più sintonia di sotto tra di noi parliamo in italiano di cose che capiamo io mi trovo totalmente fuori dal mondo in questa puntata in realtà pensavo semplicemente a quello che fa... cioè a te che facevi così mi ricordavi un po' eh, la scimmietta di Madagascar tipo... Oddio, come si Giulia, Re Giulia, chi Quello che fa... Oddio, mi piace se ti Movi. muovi. Mi, mi piace. se, se ti muovi... Okay. Sì, ma fai un po' una voce, un po'... Cioè, non sembra... Cioè, se ti muovi... Eh, non lo so, ogni volta... È co cioè, così, così, se mi Mengoni lo fai così. <ride> re <ride> Giulia lo fai così. E Michael Bublé lo fai così. sono tutti uguali li eh, fai. Non so. A tale quale potresti vincere. Sì, si eh, se stessa. Sì. Cioè, nel senso... Comunque, Davide, è quel momento in cui devi ancora parlare perché devo fare una cosa tecnica. Vai. No, te... pensavo che in, una... in mezz'ora di puntata abbiamo fatto praticamente tutta la line-up musicale. Di, di una serata reggaeton. Cioè Abbiamo cantato tutte le canzoni, Shakira, eh, Dame tu, Cosita, Madagascar, c'è cioè tutto. Allora, posso anche fare. Posso dire anche un'altra cosa? Mi scuso con chi verrà dopo di me su questo microfono, ma ho abbassato tutti i Infatti... tutte le, le cose che non mi ricordavo quali fosse quella della, della cuffia. Per poi scoprire che era solamente questa qua più vicina a me. Per cui mi scuso per chi poi. Magari adesso se le metto a posto, però. Sì. Eh, mi eh, alzo. Oh, no, 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 perché ti alzi? Eh, io a, a, oh, a, a Spoiler, no, ho no. abbassato io la sua perché la radio è la radio, ragazzi, e la diretta è bella perché è così, ragazzi, nulla di preparato, tutto oh, eh, però adesso ah, non sento eh, niente. Tutto a momento. Ma aspetta, ma, ma mentre io abbassavo, e tu, il tuo volume diminuiva, non te ne eri accorto? No, me ne sono accorto, ma cercavo di non <ride> di non farlo notare al pubblico. Perché adesso siamo anche in a Twitch. La terza volta che lo diciamo, però. La terza la trentatresima. Sì. Non volta. devo far vedere che mi sentono le scelle. Tipo quella foto famosissima. Del, uh, Dell'eurotaverna. Per, per Chi fermerà la musica, ragazzi? Ta grandissima, un'altra puntata da rivivere su Spotify. In realtà, tu cos'è che hai detto? Che abbiamo sviscerato tutto, tutti gli argomenti. Cos'è che dicevi prima? Stavo dicendo che abbiamo letteralmente svisciato tutte le canzoni che verrebbero suonate in una serata reggaeton. Perché... Da, metto, da metto così da. Ta... Shakira, eh, quella Mi di Alessandro Timuovi, anche quello. Abbiamo ah, okay. fatto letteralmente la line up che può stare bene per una serata reggaeton anche per un matrimonio, però sono dettagli. A proposito di dettagli, di, ten, cioè, di situazioni, boh. guarda, come eh, vi, guarda come si collega. E di si collega. serate, eh, c'è qualcosa che scotta nell'aria Se ne parla mai da giorni, ne parlano tutti e non ne hanno ancora parlato le persone che più di tutti nel. Nell'agro Lombardo, nord Lombardia, est, insomma, a Cinisello Balsamo Per essere, diciamo Nell'agro Lombardo Nell'agro Lombardo per eh, Aspiccioli Della mega eh, serata a teatro tra Antonio Dichere di Stefano oh, Che salutiamo che no, non è. Ma anche, eh, sì, salutiamo Ciao Antonio, ciao Dichere, ciao, Antonio. Di ciao, ciao di Stefano e... e Federico Lucia in arte Fedez Federico tra l'altro, c'ha anche un altro nome, come si chiamava Federico? Beh c'è anche un secondo nome Infatti Lucia. quando l'ha annunciato fa eh, Federico Staceppa Staceppa Non è parolaccia Cepa, Staceppa Staceppa eh, Lucia Narte Fedez Non mi ricordo l'altro nome Insomma è proprio Federico Lucia Mi stai sfidando? Eh Ragazzi eh. Ragaz visto? Cercate allora, Cercate No 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 facciamo, co facciamo così Allora intanto cercate Ma soprattutto cercherò io nel frattempo Però eh, Sarebbe interessante Qualcuno sa Qual è il secondo nome Vediamo Questo qua è proprio una prova Per capire Tra l'altro quante persone sono online su Twitch? In questo momento? Sette persone sette. live su Twitch, ragazzi. Salutiamo tutti quanti. Sette, sette. nani. Avete già sette. battuto il mio record. <ride> sette nani. Senti, ragazzi, che simpatica. Quando fa così, ti so. tirerei eh, un pugno in faccia. Però no, no, perché poi ci banano su Twitch. Non diciamo... No, no, la, la, la violenza è una cosa negativa... Come negativo il fatto che noi siamo ancora qua in diretta con Alice e non abbiamo capito che dobbiamo mandarla via. Però... Come era negativo il mio tampone due settimane fa. Uuuuh, uh. bello questo collegamento, non lo fa nessuno questo riferimento <ride> al Covid in questi tempi. Ma Federico Lucia ragazzi, se voi non l'avete cercato ve lo dico io, si chiama Federico Leonardo Lucia. Ah. Eh, ma cos'è il suo primo figlio Leonardo? Leone. 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 Leone, Leone Lucia. Ah. Tutto collegato. Pazzesco, come gli astri. Certo niente praticamente c'è stata questa sorta di serata a teatro che ne hanno discusso tutti ne hanno parlato in troppi e finalmente è uscito il video che dura un'ora ora e 52 minuti dove Antonio Di Credistefano Di intervista e infatti io chiederò a una persona che comunque è un po' del settore non musicale ma comunque del giornalismo come te ah, eh, se fosse un ospite a sorpresa infatti. È. intervista appunto Fedez e lo intervista in un modo un po' polemico e io ho letto tanti pareri di questa intervista chiaramente tutti vertono verso una difesa dell'artista quindi in questo caso Fedez e un attacco eh, dirompente, oserei dire, verso Altero di di Stefano che ha fatto delle domande molto particolari e forse un po' infondate a Fedez, come se volesse boicottare l'artista. I parli sono chiaramente tutti a favore di Fedez, che si è difeso in un modo magistrale, ma ormai lo conosciamo, ne abbiamo già parlato un sacco di volte di Fedez, di come riesce a. Eh, far girare una situazione in suo favore in ogni occasione, anche quando è messo alle strette, eh, però ho visto anche pareri di giornalisti che fanno giornalismo musicale da decenni che ha scritto che effettivamente l'intervista deve essere polemica in qualche modo. Mm. Quindi hanno mm. dato un po' ragione in questo caso a Di Chiele di Stefano. E non so se tu hai avuto modo di seguire. So che hai avuto delle settimane impegnative. Eh, se so no, ti spiegherò io. In breve, o il Denver o Ali, che sicuramente hanno seguito tutta la questione. Wow. Su Denver sono d'accordo, su Alice vediamo un po'. Eh, no. guarda. Tutto so io. Tutto, tutto so io, tutto, già, tutto, già tutto, la frase tutto, fa capire come. <ride> tutto, tutto so io, già io. fa capire proprio. Ha detto che tutto vuole fare so. la, tes la, la tesina su faccio. questo caso. Esatto, farò la tesina uh, su questo. No, no, ma è vero, ragazzi, che adesso, ma insomma, la, la pagella del primo trimestre è arrivata già? O c'è il sì, no, trimestre? Sì, sì, no, faccio trimestri, pentamestri. No, sì. ragazzi, ragazzi, state lì incollati perché chiuderemo la puntata con la carrellata. Ma della perché? pagella ragazzi, di alice. Massimo. Ma Ma che dai, bello, ragazzi! No, 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 perché? no, Ma non è, non è che c'è un'opzione. Ma comunque vai a riprendere, non so, il tuo. Cioè, a parte che c'è una, una, una foto su una galleria. Ce l'hai con la tua foto, con la tua pagella, sì. Certo che ce l'ho. Allora, dopo, ragazzi, eh, però aspetta, la devo leggere io. Per cui mandamela su Whatsapp. Ma veramente? Sì. Cioè, tu avrai una foto della mia pagella su whatsapp guarda. Ma tra l'altro, tu, cioè, non so se hai capito. Ma io e lui. Cioè, lui ed io, Federico Rana e Davide Carfi verranno. Verranno, ovviamente. Alla tua recita di, di fine anno. La fa. No, no non fa... sono all'elementare non faccio l'alberello. No, no, in no, in intanto che cantiamo, ver verremo, ah, eh, non so ah, <ride> no, perché vedo che stavano confabulando lì dietro le quinte Sì, perché c'è so. il telefono dall'altra parte della stanza. Ah, okay. no, vabbè no, eh, no dopo, dopo vado a prenderlo io direttamente. no, allora. oh, che carino, grazie. Il postino, fai. No, volevo fare l'impiccione. Però è un'altra. Ah. Un cosa. Però dico: io lui, lui e io sì. verremo, ovviamente, al tuo orale di maturità, ah, assolutamente. Mm. Ok. Che tra l'altro. <ride> okay. Vabbè, ovviamente anche Fabio. Cioè, nel senso. <ride> Tutta la radio viene, ma certo, è palese. Così il mio, mi, mi concentro. Così mi concentro meglio, esatto. ovviamente. Ma tanto è, è ah, Alice. Be bellissimo. Come è ah, stato Alice. off topic, poi torniamo a Fedez. Com'è stato il tuo orale di maturità? Sta scherzando? Io, io, guarda, me lo ricordo come se fosse ieri. Penso il giorno più bello della mia vita. E per fortuna qualcuno che sta ascoltando c'era anche. Era il primo luglio, per cui un giorno prima del compleanno di Alice. Del 2016, e mi ricordo perché c'era un sacco di gente. Mi ricordo che addirittura sono, siamo arrivati a chiedere le, eh, le sedie perché non ci stavano più le persone dentro. Fantastico, fantastico. Questo vuol dire essere virali. Ma poi la cosa bella è che poi, tutte prima le persone, de del COVID-19, tutte le persone che sono venute, non ce n'era uno della mia famiglia perché mia sorella studiava, mio padre lavorava, mia madre era venuta, ma poi fa: no troppa pressione io sto fuori ah tu troppa pressione cioè io sono qua sto facendo sto orario che è durato una vita che poi tra l'altro è durato un'ora e mezza perché non finiva più io continuavo a parlare strano eh e così e quindi è ma su è cosa stato... hai fatto la tesina? non te l'ho mai chiesto 10 minuti sulla prima ne guerra mondiale non eravamo ancora così sicuro, affiatati sicuro, aspet sicuro. Facciamo, facciamo così ve la butto lì eh, proviamo anche con Fabio i tre personaggi provate anche voi ragazzi l'argomento della mia tesina di maturità Potete arrivarci. Eh, daci un indizio. Nel Potete, senso... guarda, argom un argomento. Potete davvero arrivarci. Secondo me il, uh, il giornalismo sportivo. Federico Buffa. Tu? Tu secondo me puoi arrivarci. Sì. Non so perché. No, in realtà... No. <ride> eh, non so qualcosa <ride> che riguarda la radio. Su so te, Fabio? Non Anche so. secondo te? Ragazzi, Beh, cosa devi Ragazzi, la mia attenzione di maturità è stata sulla radio. Ma vedi, ho ma topato, vedi, ho Vabbè, che mi chiama dipinto. indovina per un, per un motivo. Ma la strada della radio, in No, l'ho usata come la radio come strumento di eh, comunicazione di massa nella seconda guerra mondiale. Però è stato bello perché mm. è stato su. In realtà, sulla radio. Cioè, l'argomento. proprio la, 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 Mi ricordo ancora la slide. Radio, la parola in grande della. Della mia, della mia tesina e sei anni dopo siamo ancora qua a spararmi minchia eh no de, no de, no, de, no. <ride> a sparar cavolate davanti a un microfono comunque anch'io è... come te uguale, cioè non, non l'ho fatto sulla radio ma non scorderò mai il giorno della maturità e e in tutti i giorni importanti della mia vita Cioè in alcuni dei giorni più importanti della mia vita Ho sempre avuto un indumento violaceo E una scella pezzata <ride> Perché anche lì avevo una camicia di lino viola E la scialla pezzatissima ma me, ma, Vabbè, Era lui, io ci può stare no, ma, Infatti la cosa strana non è il pezzare È l'indumento violaceo Perché hai ancora una camicia viola A parte che perché hai comprato una camicia viola Ma perché l'hai messa al tourale di maturità Non lo so Beh, Era figa cioè poi insomma, <ride> ci stava. un Pai di Rino, cioè senza. Eh, vabbè, fatto sta so che aveva detto Francesco Giovasoni, che salutiamo in tuta a mio orale. Con gli occhiali da sole, grandi. Con il borsello, cioè proprio un orale di una persona di Sesta San Giovanni è legione montale. Quindi ho onorato per bene la scuola. È stato figo, ho parlato del, anche se non me l'ha chiesto nessuno, dell'industria musicale. No, volevo le... chiedertelo, cioè, però ah, sai, okay. c'è cioè una cosa una viola, te de, L'evoluzione lo... de, de, della musica nell'era dello streaming, contato dei report del mio Spotify. Eh. E poi alla fine ho messo tipo il mio video della canzone. Cringe, cioè celebrativa di brutto. No, eh. autopromozionale, avevo la marchettata finale con... Cioè, mancava solo che mi alzassi, tipo... <ride> No, no, non vuoi dire nulla ragazzi. Ma che, okay, sì. <ride> che portassi una console per fare sì, un, uh, un, un DJ 7 lì... Ma che bello sarebbe stato. Quanto sarebbe stato cringe. No, Poi mi ricordo dai. che eh, il prof di psicologia mi chiese eh, a caso, cioè domanda veramente a caso, per la quale Luca Gironi ancora mi piglia per il culo. Eh, che cos'è un meme? Cioè domanda che mi fece: Non so. Così. E tipo io non ho risposto in modo corretto e basta. Finita così. E sono uscito con... Uh, 70 qualcosa, non mi ricordo, però sono soddisfatto, sì. soddisfatto E Io con il mio, mente... mio col mio, mio 78, tanta roba. Puoi fare poliziotto se vuoi. Perché? Eh, perché se esci con più di 69, 69 puoi fare i tipi concorsi pubblici. Ah, puoi fare il eh, lavorare in posta. Scrivete alla roba di, per fare la polizia. Se qualcuno lo sa, ragazzi, scrivetelo nei commenti Perché non sono. Sono poco formato, ma so di questa cosa. Chiaramente avete in, provincia, che... in provincia il posto fisso è importante. Ha ragazzi che qua eh, Davide Carfi lancia argomenti che poi chiede agli altri di chiudere. Perché lui non ha l, diciamo, la prontezza di, di informarsi per, per il completo. Però, piccola parentesi: quindi Ali. Mm. La pressione per te è che io l'ho fatto sulla radio e oggi lavoro in radio. Sì. Lui l'ha fatto sulla musica. E tutt'oggi la musica è il suo lavoro, la sua vita. Tu non puoi farla su un argomento così a caso. Cioè, eh, non, farla, no. non farla sul, non so, eh, sul prototipo delle Barbie nel 2022, <ride> sul, però, cioè... cioè, sulle balene bianche di Napoleone. No, fallo su qualcosa che possa essere entro la tua certo. vita. Ma Sì. Hai già delle idee? Eh? No. <ride> no così zero no no iniziamo a passare la quarta poi alla quinta ci pensiamo sarà un problema ah, della no, legge ma... del futuro ah, no, ma è vero io no. sono in quarta ragazzi eh, eh con sì con calma ragazzi eh con sì. tanta calma eh veramente sì. Eh, no, ma per raga. finta, è ma certo. Ma raga, allora. Ma no, cioè, ma che in certo. quarta studia già che... i talk per l'università? Ma no, ma raga, che triste. Ma veramente? È vero. È... follia, no? Fo... Ma è vero che in quarta follia. questa. Cioè, altro... Bravi, vabbè, adesso iniziamo ma, già a no, fare orientamenti. Allora, iniziamo già a capire. Vabbè, cosa... allora, ma allora. Ma allora, ovviamente... non ho fatto orientamento. Meno male che ho fatto orientamento. Sì, sì, sì. lo facciamo. No, ma ve... ovviamente allora non verremo al tuo orale, perché tra un anno, chi cavolo ci si. No, infatti, ma già tra una settimana. Insomma, adesso avrò un figlio fra un anno. No, ma ma non sarai ancora qua in mezzo alle scatole, tu tra un anno. Al tuo orale avrò 26 anni. E, ho, e non ne ho ancora 25. Eh, no, tra, un, eh, tra, tra due settimane li fai, grazie. fa senso ancora... pensare. è vero. Ma veramente, faccio i fra due. Vabbè, tu cringe. sei Aquario, vero. Vero, Aquario. Acqua... Il mio nuovo album, quello <ride> scritto una settimana fa. Su tutti i... i streaming services su YouTube. Ascoltatelo. Services. <ride> basta, basta, basta. <ride> services Tornando alla YouTube. musica, appunto, ricollegandoci alla musica. Vai. No, no. Eh, sapere il tuo parere sulla questione che tutti sono. Quindi, inutili, ragazzi, che faccio il <ride> prologo <ride> Fedez di Chele, eh, secondo te, vai. Tu hai avuto modo di seguire un po' il tutto Cosa ne pensi? Allora, ho visto Tra l'altro eh, tu mi hai un po' spiazzato Perché tu mi avevi detto che non sarebbe uscita Per cui non me l'aspettavo Poi quando l'ho vista facevo Ma che, che carfi, come circo, stato mi da Un circo, un circo Io non ne ho colpe Ho detto la verità <ride> Solo che di Chiara di Stefano Quando sono usciti questi spezzoni di interviste eh, Su TikTok e su YouTube eh, Spezzoni veramente corti di interviste A lungo un'ora e 52. Follia eh, Che non ho visto tutta Ma in gran parte cioè ma in gran parte quanto ne, quanto ne hai vista? E 42 minuti e mezzo. <ride> Quindi meno di mezzo. Qua... Vabbè, ho visto le reazioni Per Ormai su YouTube ci sono i commenti dove ci sono tipo i, i minutaggi cioè, Stupendo, comodissimo. Vabbè, in sostanza, in questi spezzoni si notava come appunto di che le, eh, usasse una sorta di comunicazione eh, cioè, che è, eh, accusatoria accusatoria nei confronti di Fedez e Fedez rispondeva come eh, tipo noi al bar. Della serie, ma che cavolo sta dicendo? Ma non è vero. E cercava di far passare Fedez come una sorta di eh, persona che si fa ghost uh... Scrivere i ghost writing, eh, si fa scrivere i pezzi da, eh, da terzi e Fedez ha provato a spiegare che effettivamente nella musica di oggi la, collaborano tutti con degli autori è normale è la normalità e chiaramente. Di eh, diciamo che eh, si appellava al fatto che effettivamente un rapper dovrebbe scrivere i testi da solo, cioè delle robe assurde. Poi per me, che lavoro nella musica, è ancora più assurde. E alla fine, Fedez, secondo me, è uscito in modo diciamo pulito, però non eh, ha detto. L'entourage uh, di Fedezotto di Chiere, voi potete pubblicare l'intervista, però. A patto che non ci sia alcun taglio e alcuna modifica al file finale. Poi da lì nacque una sorta di fida fra i social eh, tra Ferez e Di Chiele, un po' ridicola, dove Ferez ha risposto solo una volta e mezzo, eh, dicendo letteralmente, espressamente, pubblicate l'intervista, a me non me ne frega un cazzo, pubblicatela, eh, amen. E Di Chiele continuava a dire tramite S Magazine che non la pubblicava perché non aveva la firma della liberatoria, cioè cose private, scritte in pubblico, che hanno ancora Assurdo. di più, eh, diciamo, buttato... Eh, fango fango sul personaggio che non è uscito per niente bene. Ah no, e, e niente, alla fine è finita che l'intervista è uscita ed è letteralmente un bagno di fango per tutto il team di poi, S Magazine. Che poi è assurdo perché cioè mh, di che le fa domande fuorvianti per tutta la puntata e io ho visto in realtà cioè tutta la puntata non posso dirlo perché ho visto solamente la prima mezz'ora abbondante, per cui eh, è quello, però si vede che non mette a suo agio l'ospite che per carità per chi dice che eh, le, le interviste devono essere anche un po' così pesanti, ci può stare, ma non può neanche essere un interrogatorio come in un tribunale in, con continue accuse al, al protagonista. Che infatti più di una volta lo inchioda. E già io vi sono solamente a mezz'ora, per cui pensate voi, in, in un'ora e cinquanta. Pensate 42 minuti e mezzo. Cioè, in, in mezz'ora lo inchioda un po' di volte. Del se, della serie che arriva a dirsi, eh, allora? Cioè, e allora? Cioè, Fedez dice, e quindi? E lui, ah no, così chiedevo. E per cui già eh, più di una volta lo, lo inchioda per. Cose illogiche che, di che le prova a portare eh, davanti al, al, al pubblico. Tra l'altro, cosa molto, molto buona a livello di comunicazione. Fedez si conquista il pubblico fin da subito. Ed è una cosa assurda: perché tu arrivi che non sei in casa tua. In realtà, il pubblico viene per te per cui ci sa che. In qualche modo c'è cioè la tua parte. Ma Fedez fa una cosa molto buona perché riscalda il pubblico. Di che le si trova in quel momento? Cioè, io da quello che ho visto, di che le si trova già dall'inizio contro Fedez, perché ci si pone lui contro Fedez. Ma neanche dalla parte del pubblico, perché il pubblico si accorge mm, facilmente che eh, è lui che va contro l'altro. Magari, Fedez, ti dico paradossalmente, Fedez potrebbe anche aver detto una marea di quelle cose lì che non posso dire perché c'è un contratto firmato, ragazzi, purtroppo. Eh, però una marea di cavolate. E... però potrebbe tutto essere cioè potrebbe avere ragione di Chele ma si pone in un modo in cui io che non sono un fan di Fedez per niente perché abbiamo fatto noi eh, un album, un album, abbiamo fatto un, una, puntata. una puntata noi disumani in cui paragonavamo l'album eh, di Marra all'album di, 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 di Fedez e abbiamo paragonato e abbiamo detto come Marra fosse qualcosa in più di Fedez sotto diversi punti di vista per cui non siamo gli ultimi che vogliamo difendere Fedez però cavolo in questa intervista qua anche io che non sono suo fan mi viene da dire ma che cioè forza Fedez fai quello che devi sì, fare sì, sì. e mandarlo devi mandarlo a Dikele perché ti sta mettendo all'angolo con domande sempre fuorvianti sempre eh, negative, sempre per farti venire in cattiva luce e poi con i paragrafetti. Tu hai visto su YouTube: sì, i sì, paragrafetti, fatte passa per diciamo ancora di più. Tarfango artista l'artista è una cosa che mi è piaciuta un sacco di Fedez. Eh, ha rotto, tra virgolette, passate i bit termini da casa. La terza barriera, oh, 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 ma sei pazzo? Siamo su Twitch adesso? <ride> non puoi dire queste parole. Cioè, in eh, eh, sostanza, vedete, Fedez è, è, è di che l'accusava Fedez di ghostwriting in modo celato. Colto che da, a me dà un botto fastidio quando una persona ti dice: ah, Secondo me è tu eh, ti, non, è che, non è che ti dice cioè, ti fai scrivere i testi, te lo dice in un modo dove ti fa capire che, ti, che qualcuno ti scrive i testi. E eh, che mi dà ancora più fastidio. Se devi accusarmi, fallo direttamente. Al di là di ciò, a un certo punto, Fedez si gira letteralmente verso il pubblico dando le spalle all'intervistatore, il Lost. Eh, spiegando al pubblico cosa vuol dire l'autoraggio in Italia e comunque nel mondo della musica l'autoraggio è una cosa vera ma ti, ti parlo da producer ci sono anche ghost producer e comunque compositori ad production ci sono un sacco di figure che lavorano alla musica eh, però in Italia c'è sempre stata poca riconoscenza delle persone che lavorano dietro la musica che non sono in primo piano e quindi appena mi ricordo quando nel 2013 appena tipo eh, scoprivamo che un artista famoso IDM fosse diciamo ghost prodotto quando in realtà collaborava con altri produttori alle, alle proprie canzoni era subito accusa quell'artista là, poi cresce e capisce che effettivamente la musica non si fa da soli, cioè la musica è un'opera di tante persone, quindi Fedez si gira verso il pubblico, rompe questa barriera e parla al pubblico e spiega in parole poverissime, come se dovessi spiegarlo letteralmente a mio cugino, eh, cos'è l'autoraggio nella, nella musica italiana, che è anche abbastanza difficile da spiegare, quindi di che le fa ancora di più la figura dello scemo, infatti si vede nel video che fa tipo un botto di tic, nervoso, sudato, però... Vabbè ci sta, non è uscito bene, cioè eh ha, no. fatto, ha fatto una mega trappola l'artista, è uscito. Ma te la metto, te la metto in... lì, so che siamo già comunque eh, in chiusura, perché anche su Twitch state vedendo che stanno arrivando i nuovi protagonisti del prossimo programma. Ma eh, secondo te, da questa cosa ci guadagna S? Perché ti dico, io personalmente non avevo mai visto... Nonostante siano andati diversi artisti interessanti come Marrakesh per esempio, eh, da S non ho mai visto una loro intervista, ho visto solamente questa qua come, come prima perché c'era tutto questo hype intorno a Fedez, ma ne esce meglio S per magari possibile visibilità o ne esce meglio Fedez come personaggio pulito e ripulito? Eh, ti dirò, secondo me Fedez ne esce puliti, cioè ancora più pulito, ancora più umano. E quindi anche umile, sotto un certo punto di vista, sincero, perché eh, da, al lavoro, da addetto ai lavori io, in primis, nel mio piccolo è stato sincero: ha detto cose veramente vere, giuste, non, normalissime. Eh, di che ne uscirà malissimo? Eh, non credo, eh, però sono convinto: per quanto ne possa uscire male, la gente, tra l'altro, è arrivato dal presente, l'artefice la, la, insieme a Dan di quello che vedete voi. Del, del Twitch. Tra l'altro, ragazzi, ha fatto questa cosa molto, molto, molto da, re, da personaggio che sta in diretta. Perché invece di passare qua davanti e fare questo tratto qua, per non passare davanti alle telecamere, ha fatto totalmente il giro. Per cui, chapeau ad Andrea. Presente. E niente, Di Chiedere ne uscirà malissimo. Ne è già uscito malissimo. Ma in questo mondo lo sai meglio di me. La gente si dimentica in un attimo. L'ha detto anche De Shira in un'intervista. Ha detto che nella vita, cioè, musicalmente, ha fatto delle canzoni sbagliate. Ha toppato un bel po' di volte. Ma a lungo termine la gente si ricorderà delle belle cose. Quindi vedremo come oh. si rifarà. Oh, oh ma guarda, c'aveva cioè, le cuffie Guardate. attaccate. Cioè, vedi, queste cose non sono, non sono delle, dei paraorecchi. Sono delle cuffie. Ah, non, okay. mi, non mi urlare nella cuffia. Non siamo in cantiere, va bene, scusate. <ride> e vedremo cosa, come, come farà. Di Chele per uscire da questo silenzio stampa. Che dopo essere stato affossato è in fondo al tunnel. Vediamo cosa succederà gli okay. auguro buona fortuna perché eh, in mani non si augura nessuno alla fine è un game <ride> ragazzi è un game cioè, cioè quindi augurarsi buona fortuna pure a quello che vedi per strada oh buona fortuna ma perché cosa per la serata comunque non si sta mai così per, esatto per la spesa al supermercato per la posta sta. il venerdì per la ritiro beh Cavolo. in sostanza cioè non si augura male a nessuno spero che di carina possa uscire e non possa cadere in un tunnel di depressione perché raga ci no, sono no, manesce no, no, malissimo no, 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 assolutamente eh, un abbraccio a Antonio e anche a Michele. E anche a Stefano. Ma eh, di Stefano. Ma eh, visto che siamo un programma paritario qua, facciamo parlare anche quella ragazza lì vestita di rosso. Oh, di rosso ragazza, vestita. Sì. Con i capelli che ogni volta sembrano biondi quando arrivo. Poi quando siamo un'ora in diretta sarà che non, non ci vedo bene. Ma comincia a diventare tipo, non so. E almeno non sono biondi biondi. Perché ho fatto una roba. Sì, mh, dai, dopo te lo fatto, spiego se vuoi. E hai capelli, sai che fai tipo sciatucci. Hai fatto. Tu cioè, sei tipo, sei tipo sì. biondo cenere? Sì, oddio, Come è una cosa un, un po' particolare, okay. se poi vuoi dopo te la spiego Vai, aspetta, intanto dimmi dove è il tuo telefono, che intanto vado a prenderlo, poi... È tipo lì dove c'è il bolla Ok, ok, vai, vai, parla intanto, vai... Oh, oh, gad, mm. devi coprire fin quando io vado a attorno Ok, ce la, la fai, vai. sì, ce la faccio Allora, no, io sapevo già che comunque... Eh, di che le Fedez non avevano un passato super... Sì, ma non lo spia... Da dammelo qua, per piacere oh. Dammi... No, c'è la, la notifica della... No, c'è la notifica della fattoria che devo... In che senso? Farmville? No, no, Hay hey ragazzi. Scaricatevi Hay hey hey day. Hey day. Hey day. è la svolta per la vostra vita. Cioè Siamo dico. comunque in diretta, vi Vabbè, uh, No, comunque, dicevo, che io sap cioè, sapevo già che comunque c'erano delle dinamiche... Mh, non trovo la pagina. Okay. C'erano comunque delle dinamiche all'interno. Ovviamente non è all della sua, della sua opinione, basta solo che sblocchi sì, il... Sì, no, esatto. Uh... E, e niente, cioè, lo sapevo già, già lo sapevo, però, siccome di che le non si è Dimostrato un giornalista professionale perché ha proprio evidentemente messo in difficoltà Fedez durante le interviste. Quindi non mi è piaciuta. Fine. Concordo <ride> in pieno, te la devo mandare su WhatsApp. Infatti, secondo me potrebbe, potrebbe... potrebbe intaccare il suo business Allora, io voglio fare una premessa: vai, la pagella vai. che stiamo per leggere viene da una scuola che è due fantastici. Eh, Compari che sono qua Hanno fatto Che sono Andrea Presente E eh, Federico Bollani I Gaddiers Che è il Gadda Bello il uh, telefono, uh, ragazzi, eh, ragazzi Hai visto color corallo Guarda come sport, risalta ma Non è arancione No, è a corallo. Assolutamente, ah, tra altro, tra l'altro. Copro anche il logo perché non, non ci pagano eh, gli amici no, della, no, infatti... della mela morsicchiata per fare le pubblicità. Per cui eh, copro il logo, allora, quarta G, liceo linguistico eh, di Carlo Emilio Fadda. Gadda, no. ok. Fa, eh, Gadda. Fare pubblicità bello, eh, in però, italiana. Eh. Eh. Ragazzi. Allora eh, non c'è neanche un'insufficienza. Questo è lo spoiler per, per questa pagella. Intanto perché c'è... Ah, perché sono le... Cos'è? Primo inglese perché è la prima lingua straniera che sì, fai? Sì, esatto. Allora, partiamo... Allora, linguistico per cui ovviamente ci sono le, mh, le materie di, di indirizzo. Prima, eh, in inglese, vorrei anche una ola da te, Carfi, anche se Vai. non hai le cuffie mentre, mentre lo dico. Inglese, 9, Eh, la madonna. <ride> anche un commento così va bene francese 7 mm, 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 posso si stare, può il migliorare francese, il francese fa cagare a tutti eh, o, o, telegrafico però eh. spagnolo 8 va bene va eh. bene perché noi siamo italiani e parliamo spagnolo attenzione educazione civica 8 e qua educazione civica e ragazzi. qua ragazzi si vede, Mi... si vede che andava a montare ha insegnato a, no, a, non, a non buttare le eh, le cartacce eh, per esatto. terra filosofia 8 eh Madonna mia. Eh sì, immagina cosa, come, come farci, cioè, senza immagino offesa, per, senza offesa per, per. Ma immagino quanta filosofia farai al linguistico. Salutiamo sì, tutti gli amici del linguistico che ci stanno ascoltando. Fisica 7, anche lì fisica, immagino fisica quanta. Fisica palesemente comprata. Cioè, io lo dico. No, come? Lo dico proprio in diretta. Com... Fisica. E come l'hai comprata? E io ho usato la mia ruffianità. Cioè, fammi un esempio di. e nel senso se è profile. della prof sento prof talza simpatica mettimi sto set, Miga, dai, mia, io ho, io ho io 7 dai che c'ho 6.7 dai ah vabbè ho 7. capito ah, pensavo avessi detto che non facevi niente eh, 6.7 cioè no no al oh, linguistico okay. guarda che fisica si fa eh. Oh, non sottovalutiamo ma andiamo avanti guarda lingua letteratura italiana 8 ole <ride> <ride> non si sta, direbbe dai, è, è vero è vero per quello che dici non avrei detto che avessi giusto una sufficienza matematica 7 si perché può stare Perché quella lì sempre Al brucio bonus, Però un po' di tutto ci può stare Cioè o mi fai un O per il 9 E un B per il 7 O se no eh, Sono dei voti incredibili ragazzi cioè. Religione cattolica Vedo che la ragazza non la fa perché No la faccio C'è una eh, Dovrebbe esserci una O Che è di ottimo Ma che sono, che sono una sei. suora e, ragazzi In realtà è uno 0 per di 0 ragazzi sì, sì. E scienze Pff. Cos'è che scienze motorie sportive. Allora, voi, ragazzi, devo dire che non la vedete, la vedrete magari prossimamente se se lo meriterà Vuoi farmi body shaming? Mi stai per fare body shaming in questo momento. Cavola stai dicendo vero. che sono grassa? No, è eh? è un'arma un a doppio taglio questo discorso. Però non è quello, ragazzi, perché è una, è una ragazza che sta benissimo col suo corpo, penso, mi auguro, non lo so, per lei. Però non è così atletica Cioè Vi dico solo che Quando, che quando sale le scale Ma guarda che non è che Se non hai i bicipiti quando... Come i tuoi Allora devo <ride> Grazie per averlo cioè, sottolineato, uh, sì, Vabbè. Però fai... nel senso Ogni volta che sale e scende le scale Io ho paura che non arrivi in fondo <ride> Per cui nel senso Non è così atletica Come, eh, come persona Però In scienze motore sportive Molto gimmica, la, la o il prof? Il prof Il prof No, il prof... no. Le, le, le ha messo 9. Eh sì. Cazzo, sei <ride> no, 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 se non puoi dire parolacce. <ride> come non puoi no? dire, ah, detto, vabbè, fa niente, dai. Scienze, natu ah, beh, attenzione, scienze naturali. attenzione Aspetta, che arrivano. Aspetta, fai, eh, allora, sono i tasti dolenti. Falli pesare. Scienze naturali, 6. Allora, qua c'è da dire una cosa. Qua c'è da no, dire che tu non tiri la terra, al mondo, <ride> all'ambiente. Cioè, tu ragazzi, sei il futuro. è inutile, è inutile. inutile. Ah, ti, guarda, io ho fatto lo scientifico, per non ti sì ma è inutile. Non ti permette. Cioè, faccio un appello, è inutile. E adesso vediamo come si giustifica per questa, perché anche in storia... No, ok, questa c'è la giustificazione. Storia ah, la faccio in francese. Ok. Fa, fa linguistica. Quindi. <ride> sì, però è una roba, una roba un, po preso in un po' strana. Eh, ma in francese? Sì, già, già cioè, francese pensa che è in francese. Le, esatto. Cioè, le... già quello. E Penso poi... Se scrive sulla cordon bleu, cioè, questo, tra l'altro, ma non, non... Ah, ecco, no. Allora, c'è anche storia dell'arte 7, ma poi cercavo l'ultimo voto, che è quello di solito più... Cioè che, che merita un po' a parte che è la condotta il comportamento <ride> come direbbe borghese 10 10 10 in comportamento sì. ah, poi mandamela questa la voglio, la voglio questa mando. foto la voglio, sì, voglio perché ma farò, faremo tante Tipo questa cosa non toccare la mia la fattoria questa essere la foto della, del, del prossimo, <ride> del prossimo <ride> post del, Esatto po', a, fine, a fine anno ragazzi facciamo il post il con questa foto qua per cui ragazzi seguiteci ovviamente anche su Instagram il pertini radio Abbiamo dato anche i numeri in questa puntatona per cui direi che la prima diretta su Twitch si può chiudere grazie a Davidino Carfi grazie Federichino Rana grazie a, a <ride> Alicina Indovina che attenzione grazie, grazie a voi, è sempre un piacere allora, Easy Friday è bello perché è un podcast, un programma così che è molto verità. Per cui, ragazzi, mentre voi guardate questo bel faccino, anche il faccino bello di Davide Carfi, lei in realtà è strapresa male perché sta facendo mille cose per far chiudere la diretta Fatti sia multitasking. Sia cioè su Twitch cioè, eh. sia su Spreaker. Per cui tra l'altro non c'è anche pure le cuffie. Però eh. sei proprio andato, ecco, così. Però lei stra in sbatti, però in questo momento per non mettere le pressione, lo raccontiamo. Lei sa che ha neanche il microfono spento. Per cui sarà proprio così. Tutto in sbatti No, no, io sono, sono accesa. Per cui sono accesa. accesa, per cui fino alla fine, ragazzi, siamo qua a, a vedere. Allora, Ali, com'è? no ce la farò ce la farai? Allora, facciamo. ce la farò tac questi giorni bisogna farli lavorare raga e tac possiamo salutare? Eh? sì certo o rimani tu in basso. no no salutiamo salutiamo definitivamente <ride> salutiamo ragazzi a venerdì ciao. prossimo sempre sul Pertini Radio ciao C